ulteriore opera per impreziosire, diciamo così, la collezione del Comune di Salerno. Il Comune di Salerno stamattina ha ricevuto in dono un'opera dell'artista Sansavini, che espose alla stazione marittima un'antologica delle sue considerazioni artistiche. Sono delle opere che parlano di immigrazione, parlano di sofferenza, ma anche di speranza. L'artista produce le sue opere con dei relitti che tratta e ripropone, con un'azione quasi di ready-made, rende questi pezzi di barche, questi ricordi di esseri umani, li rende materiale artistico che fa pensare e suggerisce pensieri profondi e nello stesso tempo emozioni. L'opera che ci ha regalato stamattina è un'opera piena di speranza, luminosa, una tecnica mista, anche un omaggio alla nostra arte ceramica qui nel nostro territorio, e credo che è un dono graditissimo e nello stesso tempo è qualcosa che ci spinge a fare delle considerazioni, proprio nel momento in cui sappiamo che a largo di Lampedusa c'è una nave con degli immigrati a bordo che sono lì a friggere sotto il sole, e rispetto ai quali non bisognerebbe porsi domande, vanno salvati, poi per l'accoglienza e per il resto si discute, ma prima salvarli, poi si discute del resto. È una mostra che con grande soddisfazione e orgoglio abbiamo portato qui a Salerno per la prima volta come tappa nel sud Italia. È una mostra che ha voluto in qualche modo puntare un po' l'attenzione su questo fenomeno, quello immigratorio, che è un fenomeno assolutamente attuale, tant'è vero che è stato ripreso anche all'ultima edizione della Biennale di Venezia, dove un artista svizzero ha inteso sottolineare tale tematica con l'installazione di un barcone custodito a Lampedusa. Massimo Sansavini, nello specifico, ha fatto altro, ha trasformato dei frammenti di disperazione, quelle delle barche appunto custodite alla base Loran di Lampedusa, contribuendo attraverso la sua creatività a sottolineare un fenomeno che è sì un momento di riflessione, ma anche e soprattutto, come diceva appunto il sindaco, un momento di speranza, un attraverso l'arte, attraverso il colore, attraverso la gioia. Quindi l'uguaglianza dei popoli, sostanzialmente, andare un po' oltre le differenze. Questa è un po' stata la sintesi di Tour Operator, che prosegue con grande successo in tutta Italia e in Europa. Diceva il sindaco, insomma, un'opera al di là della qualità dei materiali, insomma, pregiata e importante, che fa anche riflettere. Certo, la caratteristica, a parte i contenuti dell'opera, che ovviamente rappresenta quella che è la speranza, i sogni di chi abbandona la propria terra in cerca di un futuro migliore, quello che c'è da dire è che l'opera è stata concepita per la prima volta dal maestro, ispirata anche al nostro contesto, in quanto è la prima volta che Sansavini, oltre al legno, utilizza la ceramica, e in particolare la ceramica vietrese. Voglio sottolineare appunto questo, cioè che gli elementi in ceramica sono stati realizzati in laboratori vietresi su disegno di Massimo Sansavini, e quindi questo è un segno ancora più tangibile anche dell'amore e dell'importanza che lui ha dato a questo evento, alla stazione marittima Zaadid, perché è stato in tutto il percorso di 11 tappe che ha avuto Tour Operator in Italia, la prima è stata al Parlamento Europeo di Bruxelles, è stato il luogo nel quale realmente sono sbarcati dei migranti, anche durante l'evento che si svolse nel 2017, e inoltre un luogo che rappresenta l'architettura all'avanguardia di un grande architetto come era Zaadid.